domenica a tutti e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che sono appena tornati dal Lucca Comics and Games del 2024, dormendo circa 8 ore in 3 giorni, e si ritrovano di sabato sera alle 8.30 a registrare un video news. Questa è stata una settimana sul fronte Hot Toys, ma sul fronte 1 a 6 in generale abbastanza tranquilla, con un paio di release in ambito Star Wars per Hot Toys e un annuncio invece bello corposo, bello importante, ovvero, l'avete già visto dalla copertina, il T-1000 da Terminator 2. Un annuncio molto importante di cui parleremo fra pochissimo. Cominciamo subito a vedere la prima release di questa settimana per Hot Toys, ovvero Chopper. Chopper, il droide compagno, amico di Hera, della serie TV Ahsoka di Star Wars, è un droide molto carino, per quanto mi riguarda, di cui ho fatto il preordine, e sarebbe da accompagnare a R2-D2 per creare una disposizione appunto con i droidi, ma io sto ancora aspettando il mio R2-D2 che avrei recuperato, ma ancora non ce n'è traccia, spero che arrivi il prima possibile. Quindi mi aspetto, anche se sbaglio ad aspettarmi qualcosa quando si tratta di Hot Toys, perché i suoi criteri sono misteriosi, ed eccolo qui infatti Chopper con R2-D2, e mi aspetto, dicevo, un rilascio imminente anche di Hera. Ormai Hot Toys ha preso questa piega di rilasciare le doll di Ahsoka e sinceramente non vedevo l'ora, quindi fra poco secondo me il roster si andrà piano piano a riempire. Poi invece, per quanto riguarda il secondo rilascio della settimana, sempre in ambito Star Wars, ma ci spostiamo da Ahsoka a The Clone Wars, parliamo di Darth Sidious o Palpatine. Darth Sidious che secondo me, l'avevo già detto in fase di annuncio, promette molto bene con un head sculpt che secondo me, almeno da qui, da quello che è il prototipo e da quello che sono le foto, sembra davvero ben fatto, lo potete vedere adesso a schermo, e quindi spero vivamente che non mi deluda. Ha una doppia lightsaber e dovrebbero essere entrambe cablate, quindi possono essere illuminate con la solita illuminazione Hot Toys, ahimè, però ecco, promette abbastanza bene. Mi mancava una versione di Palpatine tratta da The Clone Wars prima di essere sfigurato, diciamo, e questa è, c'è anche la basetta che ricorda molto quella di Anakin di Mace Windu da episodio 2 e pochi altri accessori, ma questa era una delle doll, tra l'altro anche una tra le più economiche se non mi sbaglio sul colossolinerd.com, ed era una di quelle che stavo aspettando in questo periodo, quindi è stata rilasciata in Asia, dovrò aspettare un pochino per averla tra le mani, poi ragazzi arriverà come sempre sul canale. Ora veniamo all'annuncio, che è quello del T-1000, una doll secondo me bellissima, era già stata mostrata se non mi sbaglio al Wonder Festival, già l'avevamo visto, ma ancora non era chiaro quanti accessori, quante versioni e quant'altro. Qui Hot Toys secondo me ha fatto una gran cosa, anche perché poi parleremo del prezzo che secondo me è giusto, decente, anche forse un po' più basso di quello che mi sarei aspettato. Un T-1000 che può essere praticamente personalizzato in 3 versioni differenti. La versione clean, quella che avete visto adesso, quindi questa qui. Una versione invece battle damage, in questo caso ci sono solo i fori di proiettile, diciamo, che il proiettile che va ad impattare sul metallo liquido. E questa invece è la versione battle damage, quindi anche con il buco in testa, in faccia. Quindi ci sono questi effetti magnetici che sono, ragazzi, di battle damage che sono magnetici, quindi possono essere attaccati sul corpo magneticamente, questa è una grande cosa. Poi ci sono varie mani intercambiabili e poi c'è anche la possibilità di dargli questo look da poliziotto, quindi con il casco e il giubbottino che non pensavo fosse di pelle, invece non sarà di pelle ma sarà un materiale simile alla tela. L'unico pleather che secondo me sarà presente su questa doll sarà quello della cintura che ha appunto in vita. Non credo ci sia altro pleather, era la cosa che mi preoccupava di più.
Poi quindi una marea di altri accessori, davvero una doll molto versatile che quindi potrà essere adattata al T800 Battle Damage o quello Clean a seconda di quello che avete o meno preordinato. Per il momento io ho preordinato il T800 Battle Damage, quindi non so, questo sicuramente lo prenderò al 99%, quindi non so ancora come lo esporrò, ma forse Battle Damage anche questo. Anche se il volto, in questo caso l'head sculpt di Robert Patrick, se non mi sbaglio si chiama l'attore, è davvero eccezionale. Qui vediamo un resoconto con anche la base, ricordo che è illuminabile a LED, illuminata a LED se volete. E andiamo a leggere due dettagli, giusto per avere qualcosa di più chiaro, qualche idea un po' più chiara. Si tratta comunque sempre della 2.0, ragazzi, del T1000, questo non so se ve l'ho detto, ma forse l'ho dimenticato. Il Movie Masterpiece 774 di 31 cm di altezza e 30 punti di snodo. E tratta ovviamente da Terminator 2. The Judgment Day e uscirà nel quarto trimestre 2025, primo trimestre 2026, quindi ci sarà da aspettare come al solito almeno un anno abbondante. Abbiamo parlato quindi dei vari accessori, le armi, la possibilità di vestirlo appunto col vestiario da poliziotto, Battle Damage oppure versione clean, ci saranno quindi anche gli stivali che possono essere applicati alle varie versioni, insomma, potremo giocarci un po' come vorremo. E confermata quindi la possibilità di andare ad illuminare la basetta tramite USB. USB-C ovviamente non fornito da Hot Toys. Quindi fatemi sapere voi ragazzi cosa ne pensate di questo T1000, perché io sono molto curioso. Aspetto con più ansia il T800 per quanto mi riguarda perché io non ho nessun Terminator, nessun T800 in collezione, quindi lo aspetto con più ansia rispetto al T1000, però sapere di avere a disposizione anche un T1000 al prezzo che vedremo fra poco sul Colosso dei Nerd, ragazzi, mi fa molto felice per andare a completare un pochino, ad arricchire un pochino quella che è l'esposizione legata a Terminator. Poi un piccolo sguardo al The Witcher, al Geralt di Rivia, finalmente con solo appena un anno di ritardo, sta per essere rilasciato, o meglio, Sosotoys scrive Coming Soon. Era previsto per dicembre del 2023, siamo praticamente a novembre 2024 e sembra appunto che stia per essere rilasciato. Qui lo vediamo in tutto il suo splendore. Io so che Sosotoys lavora davvero molto bene e quindi non vedo l'ora. L'ho preordinato, è una doll che costa intorno ai 200-220 euro e Sosotoys sa davvero il fatto suo. Quindi la cosa che forse mi convince un po' meno è questo head sculpt, anche se forse è perché sono abituato a vedere quello di Inart, che è un livello superiore, ovviamente. Però tutto il resto è davvero molto convincente e qui Sosotoys intanto ha cominciato a diffondere questa sorta di istruzioni su come trattare la doll e l'armatura con gli spallacci, le parti di spallacci che sono mobili e sono magnetiche e anche così come il fodero della spada che può essere attaccato dietro la schiena magneticamente. Questa cosa mi piace tantissimo. Poi ci dice che la gemma sulla spada è praticamente stata messa manualmente, quindi di fare attenzione e quant'altro. Non so quanti di voi stessero aspettando questo Geralt di Rivia, io lo sto aspettando ormai da un po', sia io che la mia ragazza che è appassionata di The Witcher, e quindi speriamo che Sosotoys ci faccia la cortesia di farlo uscire il prima possibile. Poi, un'altra piccolissima parentesi, sono stato a Lucca Comics and Games, se non l'aveste capito anche dall'introduzione, allo stand di Infinite Statue, secondo me uno dei migliori. Una delle novità più interessanti, svelate probabilmente a Lucca Comics, almeno io non sapevo prima del Lucca Comics che se c'era stato o meno un annuncio del genere, ma mi sembra di no. Lupin III, qui vediamo le due doll, sono fenomenali secondo me. E sono veramente belle con per il momento nessun accessorio, soltanto un head sculpt di ricambio. Scusate, ragazzi, sono veramente molto stanco. Un head sculpt di ricambio, vestiti ovviamente in tessuto e
Il viso è comunque ispirato all'anime, al cartone animato. Molto belle, anche queste non vedo l'ora che esca qualche approfondimento, qualche dettaglio in più e poi ovviamente ragazzi ne parleremo sul canale. Poi andiamo avanti con ilcolossoinerd.com per andare a concludere il video, dove vediamo un attimino quelle che sono le ultime, gli ultimi annunci, gli ultimi arrivi, scusate. Sto parlando della serie di 1 a 12 su, relative a Bud Spencer e Terence Hill. Come vedete, anche queste le ho viste di persona, ragazzi, sono bellissime. Come così le piccole donne, le mini figure dedicate al mondo del cinema italiano, a Fantozzi e quant'altro, Lino Banfi, eccetera. Anche queste erano presenti allo stand di Infinite Statue, ragazzi, e sono veramente molto molto carine, quindi vi consiglio, i prezzi sono decenti, 20 euro l'una, 50 nel caso di quelle di Bud Spencer, ma raga, ne vale veramente la pena, l'ho viste e vi assicuro che sono veramente molto carine. Il prezzo invece del T1000 2.0, per mia sorpresa, 349 euro. Mi aspettavo che con praticamente due Headsculpt, purse sull'Headsculpt, vestiario, accessori e quant'altro, il prezzo sarebbe stato un po' più alto. Invece, per mia sorpresa, 349 euro secondo me è un prezzo giustissimo. E quindi, a maggior ragione, ragà, fateci un pensiero su questo T1000 se vi piace Terminator, se avete preordinato il T800, perché secondo me ne vale la pena. Ora, ragà, detto questo, è ora che vado a riposarmi perché sono veramente molto stanco. Sono stati giorni un po' di fuoco. Avete visto anche sul canale che ho rilasciato tantissimi contenuti negli ultimi giorni, c'è stata tanta roba, c'è stata tanta carne al fuoco. Lucca è stato pesante di per sé perché è stato molto divertente, ma è stato anche impegnativo dal punto di vista lavorativo. E quindi, ragazzi, spero che perdoniate tutti i vari strafalcioni che potrei aver fatto in questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate degli annunci del T1000 in modo particolare, se avevate magari preordinato anche le doll relative a Star Wars e se le state aspettando. Insomma, fatemi domande, datemi risposte voi anche a quelle cose che vi ho chiesto e poi vi auguro io ancora una volta buona domenica, buon weekend e buon inizio di settimana. Ciao ragazzi, a presto!